Buongiorno, siamo sempre allo stand del Dubbio, alla giornata di apertura del Congresso Nazionale Forense. Siamo qui con l'avvocato Alessio Savarese, il più giovane avvocato eletto in Campania e delegato del Foro di Torre Annunziata, che ha presentato una mozione di cui adesso ci parlerà. Innanzitutto grazie per la presentazione, sono felice perché diciamo, la mia candidatura è stata anche un messaggio per tutti i giovani, per far capire che comunque la politica forense può avvicinare anche i giovani avvocati, e proprio per questa ragione ho presentato una proposta che riguarda i giovani avvocati, che riguarda l'esame d'avvocato. In termini molto sintetici, la proposta è strutturata in due punti importanti. Innanzitutto intervenire nelle modalità dell'esame d'avvocato. Da diversi anni, a seguito della pandemia, è stata adottata una nuova modalità, che è quello dell'orale rafforzato, che consente oggi la possibilità ai nostri studenti, ai esaminandi e ai futuri avvocati di essere esaminati nel migliore dei modi. Molto più meritocratico e soprattutto molto più studiato e sudato questo esame. Oggi io propongo che questa modalità venga confermata, ma soprattutto che poi si intervenga anche nella fase iniziale nell'accesso all'avvocatura, cioè dall'università. Oggi si vuole interrompere in un certo qual modo la possibilità a tanti avvocati di fare il percorso ordinario come praticante avvocato e giovane avvocato, ma la vera attenzione va posta sull'università. Secondo me, anche a seguito della riforma che c'è stata, che ha visto oggi la possibilità di iscriversi a più facoltà di lauree contemporaneamente, urge un'attenzione forte sul numero chiuso a giurisprudenza. Perché purtroppo lo dobbiamo dire, giurisprudenza viene utilizzata come strumento di ripiego per tante facoltà di laurea e oggi come oggi non possono essere penalizzati i praticanti avvocati, i giovani avvocati, ma anche i futuri avvocati, perché oggi i numeri dell'avvocatura non interessano solo i giovani, interessano anche gli avvocati più grandi e per questo motivo bisogna intervenire a monte. Mi sembra chiarissimo, la mozione è stata messa alla votazione. È stata ammessa, domani interverrò proprio sulla questione. Mi auguro che al di là del risultato, che so che è combattivo, ma io sono combattivo, almeno si accende l'attenzione su questo tema che è importante per noi, per i giovani e tra l'altro per tutti gli studenti della scuola che rappresento, che è il Centro Studi Piero Calamandrei. Perfetto, grazie Alessio per essere stato con noi.